comincio a essere preoccupato sui tempi di questa nostra tavola rotonda, quindi limiterò al minimo il mio intervento. Però non voglio tralasciare di cogliere questo spunto sul tempio di Afrodite, su un promontorio, ricordando che esiste anche il tempio di Afrodite di Anzio, quello credo anch'esso su un promontorio, quello cui Domenico Musti, dimenticato maestro, propose un confronto con il santuario della Fortuna di Fano. Forse alcune suggestioni di questo confronto potrebbero essere spostate sul rapporto, soprattutto intendo geografico, no? Ecco, e puntuale, tra questi due tempi di Afrodite nel Medio Tirreno e nel Medio Adriatico. Però di altro volevo occuparmi in questo intervento, che si mantiene su linee molto, molto generali. E con alcune immagini voglio ricordare una bellissima esperienza che mi capitò di fare tra 1995 e 1996, proprio in questo museo e in questa città. La mostra organizzata nel quadro delle iniziative per la scuola adotta un monumento, organizzata d'accordo con il comune, il provveditorato agli studi, molti istituti scolastici, tra cui l'Istituto Nautico, allora presieduto dal preside Veltri, che vedo qua in fondo, con una mostra che fu organizzata qui in museo e una piccola guida della mostra, di cui vedete qui la copertina e l'ultima pagina. Il contenuto di questa mostra fu poi riversato in qualche maniera nella prima sala, diciamo così, nella prima sezione del bellissimo museo della città in piazza del Plebiscito. Due iniziative che ho avuto l'occasione di curare per la sovrintendenza e a cui alla seconda soprattutto ancora mi piace rimandare tutti voi. Andate a vedere il museo della città, che non solo nella prima sezione ma anche nel resto è veramente molto, molto bello. Passiamo le immagini. Ecco, questa è un'immagine dell'archeologia di Ancona, proprio al museo, fotografata l'altro ieri al museo della città, con tutti i rinvenimenti. Possiamo andare avanti. Ecco, questa è un'immagine più particolare. C'è anche il montagnolo in basso a sinistra, questo plastico che riproduce un plastico già esposto nella mostra di qualche anno prima, intitolata Invertendo i termini, Ancondorica, di cui ho fatto vedere prima la copertina della guida. Perché mi richiamo alla mostra del 1996? Perché nei pannelli non firmati, ma neppure contrassegnati dal logo della scuola dopo un momento, pubblicati nella guida e scritti da me, ritengo di aver innovato il modello interpretativo relativo alla questione della nascita della città di Ancona. Intendo di questo rivendicare la responsabilità, perché è anche una responsabilità, essendo un rinnovamento, secondo me, critico
della impostazione rispetto al passato, dell'impostazione del problema e anche però il merito. Tra l'altro poi le linee della interpretazione che ho tentato sono state riprese pienamente e abbastanza condivise da Fabio Polivicchi nel volume sulla necropoli ancoretana nel 2002, con cui avevamo avuto un proficuo scambio di idee. Se andiamo infatti, possiamo passare ancora, ecco, aspettate il suo libro, ecco, vedete, ho sottolineato le parti, scrivevo proprio nel primo pannello la grecità di Ancona tra fonti scritte e documenti archeologici, comune agli autori citati, che abbiamo sentito citare anche prima, da Plinio, Strabone, eccetera, è la tendenza tipica della storiografia antica a intendere la nascita di una città come evento puntuale nel tempo e per di più come fondazione, ad opera quasi esclusiva di coloni venuti da fuori, i Siculi appunto e o i Siracusani. L'indagine archeologica invece tende a ricondurre la formazione della città antica all'interno di un processo storico di lunga durata. I modelli che avevo in mente quando scrivevo questa cosa erano ovviamente per la lunga durata la scuola francese, Fernand Braudel, eccetera, e per l'origine della città tutto quello che si era scritto, tutto il dibattito che allora era ancora abbastanza recente sulle origini di Roma e delle città del medio versante ternerico. La grecità di Ancona si inserisce così in un contesto più ampio ed articolato, in un certo senso multiculturale. Ecco, voglio prendere lo spunto da questo aggettivo multiculturale, in qualche modo anche multietnico. Lo spunto per un'affermazione di questo genere, qui quindi la grecità nel processo di urbanizzazione di Ancona, che parte dagli insediamenti della fine dell'età del bronzo e soprattutto della prima età del ferro, che compie un salto probabilmente agli inizi del IV secolo, nessuno lo nega, no? Con la tragica fondazione siracusana. Io l'ho intesa già qui la grecità come una delle componenti della città. Perché? Perché sapevo che i greci ad Ancona c'erano sia nel momento in cui scrivevo che c'erano stati nei secoli precedenti, che i Liburni, popolazioni, gente dell'opposta sponda adriatica, quando salì in sovrintendenza c'era qua un falegname, un calzolaio vicino al bar che era di Zara. Basta andare alla chiesa di San Francesco alle Scale, che sono ricordati gli immigrati anconetani del dopoguerra. I greci avevano la chiesa di Sant'Anna, no? E tanti sono stati anche i greci celebri nati ad Ancona nel 1500, eccetera. E poi una città multiculturale, ero stato nel 70 a Sarajevo per alcuni giorni, ospite di una signora tedesca al limite tra la città asburgica e la città islamica. Quando scavavo nella necropoli di Villarei c'era la guerra a Sarajevo, in cui si combattevano bosniaci, croati, serbi, islamici, eccetera. Ecco, allora pensavo, vuoi vedere che Ancona è una città di questo tipo. Ecco, non so se ho sbagliato in questo approccio.
questo tentativo anche per il bisogno di abbandonare quello schema di interpretazione della preistoria, della protostoria e della protostoria che fatto attraverso la, come dicevano i francesi, la guerre de race, la succession de race, no? uno schema interpretativo interpretativo d'origine 5-600esca su cui basta rinviare alle riflessioni critiche sul piano più generale di una studiosa come Hannah Arendt nelle sue origini del totalitarismo. Come vedete, un intervento il mio questo molto generale, molto generale teorico, ma io credo di aver colto almeno in parte la realtà. Con questo la realtà anconetana. Le manifestazioni quindi archeologiche dell'Ancona ellenistica, dalla moneta, no? Sia che sia della prima metà del terzo secolo avanti Cristo, oppure anche le manifestazioni di gli echi di culto, per esempio dionisiaci nelle tombe anconetane d'attorno al 100 avanti Cristo, nonostante il precedente ditto de Bacchanalibus, no? Eccetera, come nella tomba, come nel corredo che ho esposto al museo della città. Che cosa sono? Le iscrizioni che ha fatto vedere prima Bacci sulle stelle, che cosa sono? Sono il bisogno della componente greca di rendere visibile la propria forza all'interno della città a fine di egemonia locale e, se vogliamo, quasi per reazione di rivendicazione di una maggiore autonomia nei confronti dei romani. Ecco, questo è quello che volevo dire.